Ciao, sono i Raggi Fotonici, un gruppo musicale famosissimo soprattutto per le sigle dei cartoni animati che hanno imperversato negli anni 90. Ecco, per ricordarne qualcuno di più importante, che si ricorda male? Adesso, di prossima messa in onda su Rai Gulp, Battle Spirit, insomma tantissime sigle, ne abbiamo fatte veramente quasi un centinaio, quindi anche noi abbiamo difficoltà a volte a ricordare. Tutto quello che avete pubblicato. Allora diciamo che il vostro pubblico non è tanto grande, diciamo, non è tanto il nostro pubblico è cresciuto negli anni, ma non numericamente, è cresciuto proprio di altezza. È partito perché chi aveva 5 anni, 6 anni, 10 anni negli anni 90, oggi è un ventenne, un trentenne, mentre invece i bambini di oggi che ascoltano le nostre sigle di Hello Kitty, della Pimpa o che guardano Gamba di TV, hanno 5 anni, quindi sono diciamo quasi così. Iniziano a buttare, io vedevo Mazzinga, vedevo Ciclo Bonetti. Eh sì, ecco, dovevamo quindi nascere prima. Guarda, è quello che abbiamo visto noi, tant'è che se guardavi Mazzinga ricorderai che Raggi Fotonici proprio dagli occhi di una zecca. Sì, io ricordo anche altri piccoli particolari, per esempio un cartone strano, dove la zecca che aveva visto centrale, ora da grande che ti spieghi un sacco di cose. No, già capivo qualcosa da allora. Mi sta parlando con il senso. Attenzione. Motivo per cui continuavano a tornare gli alieni sulla Terra, insomma si era sparsa la voce che sulla Terra c'erano... Se ci fai Mazzinga è tornato nuovamente nel DVD, ancora tuttora, e hanno messo vita di prima di 14. Ah, dice per il missile centrale, no? Mi auguro che mi porti. Allora, Laura, adesso prendo così la palla in balzo, visto che è una bella donna, perché viene spontanea, ma come vi siete conosciuti? Come nasce questo amore per questi cartoni animati, ma soprattutto come oggi mi sta affidata di voi, no? No, Laura, rispetto a come ci siamo conosciuti, non voglio sovrastarla, ci siamo conosciuti per caso, ognuno di noi viene da esperienze musicali diverse, di musica tra virgolette normale. Rispetto all'affinità tra di noi, in effetti Laura ha una sua teoria, rispetto a questa alchimia che si è creata tra di noi, ha una sua teoria esistenziale, filosofica, che avrà il piacere magari anche di illustrarvi. Ik zag gisteren een hele grote boot op de rivier. Quindi la comunicazione. Questo è sempre chiarissimo, è il motivo per cui c'è questa capito tutto. Affinità. L'ultima virgola cos'era? Un perché Cristo è l'elefante. Gli era sfuggito. Lo stesso io ci sono perfettamente. Bene, passo per una chicca che mi vuole una cosa particolare ti ricordi anche qua a Cartagomics, ci troviamo questo contesto. Qui a Cartagomics, sì. Ma ce ne sarebbe tanto da raccontare perché in fiera mi succedono sempre di tutti i colori. Era la nostra prima volta qui a Caltagirone, che anche se in Sicilia ci vediamo spesso, e quindi è stato un piacere condividere. Quindi la prima? Beh, a Caltagirone era la nostra prima volta, sì. La prima volta. Ma io la chicca direi, insomma, abbiamo. A parte l'arancino. Esatto, cioè la chicca è l'arancino. Cioè non palco, sì, la chitarra, sì, il microfono, alzalo, abbassalo, si sente, ok, ma la parola d'ordine è arancino. Quindi non c'è l'arancino, arancino, mi raccomando. Anche la cerata. Noi ci piace sempre cantare questa, ma non perché è la nostra sigla più famosa, questa è una sigla un po' che ci rappresenta, noi siamo un po' come ognuno sulla faccia di questa terra, a parte pochi eletti, siamo dei paperini, dei paperoga. C'è una sigla che è una sigla che ha avuto molto successo, ma in realtà è uno scatto, una sigla riciclata, una sigla che abbiamo fatto quasi per caso e che invece ha avuto molto successo e è venuta su Rai 2 per diversi anni, è la sigla di Guru Guru.
perché la sigla sfortunata, quella che non doveva vedere la luce, che invece è nata ed è piaciuta. Ma sì, e la cantiamo a un'altra volta. E faceva guru guru, batti cuore della magia, un universo fantastico. Guru guru, se vuoi poi arrivarci anche tu, seguendo sempre quel battito in te. Perfetto, questo è successo, cioè, bigliettisti, mi raccomando, cominciamo a cliccare, a richiederla, perché ovviamente avrà, insomma, il primato, la prima classifica. Con noi abbiamo avuto allora i raggi fotonici e tutto il resto di quello che abbiamo potuto seguire di questi ragazzi. Posso dire grazie tante per grazie essere a voi. Grazie a voi. È stato un piacere conoscervi e soprattutto sentirvi cantare da te. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie. 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 Sì, come veniamo? Vediamo il Simpson, eh? Effettivamente. No, va bene, va bene. Bene, buon pomeriggio, siamo per Radio Centrale, con questo momento si respira aria di festa, ovviamente sono in presenza di un gruppo particolare che si sta prestando, il gruppo delle Chimera, che viene tra l'altro da Catania. Ma non siamo qua per questo, in questo momento, anche se loro avranno il loro momento di notorietà. Magari se ci avviciniamo forse arriva meglio l'audio. Perfetto. Vogliamo parlare di questa associazione? Sì, oggi siamo qui a Caltagirone perché Fiaba, nata nel 2000, è nata per creare qualità di vita e la diversità umana. Tutti gli esseri umani siamo diversi uno dall'altro. La globalizzazione dei popoli hanno portato cittadini da tutto il mondo delle nostre città, per cui non solo la famiglia delle persone con disabilità, ma tutte noi abbiamo bisogno di trovare qualità di vita nelle nostre città. E l'abbattimento delle barriere architettoniche è uno di questi elementi, per cui Fiaba si occupa di questo obiettivo. E so che è possibile comunque contribuire in qualche modo, lanciamola, questo messaggio. Ma sì, io sono venuto in Sicilia in 4 giorni, perché la prima tappa è stata Catania, Ragusa, Siracusa e oggi appunto siamo qui a Caltagirone. Perché queste incontri? Perché abbiamo creato delle cabine di regia per la Fondo Arpolite, la qualità percepita dalle persone a vivere le proprie città, e far sì che le nostre città, soprattutto quello che viene progettato di nuovo, sia fatto in maniera che tutte le persone ne possano godere, cioè l'accessibilità per tutte le persone, bambini, adulti, anziani. Noi oggi si potrebbe dire che abbiamo un ambiente per adulti e che scoppiano di salute. In realtà ci sono i bambini, anche le mamme quando sono in stato di gravidanza, e cominciano a scoprire che fare delle rampe di scale non è poi così comodo. E le persone anziane, noi abbiamo oltre il 20% della popolazione che è anziana, ultra centenari, e abbiamo il dovere di consentire a queste persone di uscire e tornare alle proprie case come fanno, come hanno sempre fatto nella loro vita. Per cui un ambiente dove non ci sono disabili e normodotati, ma ci sia un ambiente che ci accoglie tutti quanti. Se noi riusciamo a creare qualità percepita per tutta la comunità, staremo bene anche noi persone con disabilità. E questa è la missione di Fiaba. Le cabine di regia ci consentiranno di creare qualità diffusa nelle nostre città e soprattutto, ecco la maniera, la splendida Sicilia, accogliere i turisti che vengono da noi per poter godere le meraviglie che la Sicilia può offrire. Noi, Presidente, la ringraziamo ovviamente, lì dove non arriva lei arriverà Harry Potter con la sua magia, quindi da Caltagirone e Caltacomics in questo momento è tutto, a più tardi. Ciao, grazie. Ciao, ciao, e vedete Fiaba, www.fiaba.org. Siamo ritornati, siamo per qui a Caltacomics di Caltagirone, in compagnia sempre di Radio Rete Centrale con Molly e Marco Pennisi. Ciao. Non siamo soli, infatti, con noi, lo ripetiamo, si presenta subito il gruppo del Chimera, che viene da Catania. Da Catania, volevo dire, ti lascio un attimo il nome. Allora, Damiano Nicastro, Marica Panettieri, Giorgio Riso, Claudio Saicca.
Ok, abbiamo avuto già i personaggi così del mondo del Calta Comics e chiediamo subito qual è il personaggio. I personaggi già sono chiari a noi, però anche per capire i personaggi che state interpretando. Allora, io interpreto Oliver Baston, che è il capitano della squadra di quindici di Grifondoro. E... io Luna Lovegood, che fa parte della casa della Corte. Io sono Ginny Weasley, che sarà la fidanzata di Harry Potter, appartenente alla casa di Grifondoro. Va bene, pericolo, qua ci sono amori che nascono. Io Harry Potter, ovviamente. Io sono Michael Corner, l'altro presidente della casa Corvo Nero. Una domanda volevo fare, visto che hai la scopa per volare, vola realmente? Mi piacerebbe, purtroppo non vola. Mi piacerebbe, ma non vola. Neanche con le ediche, magari montando una bella edica. C'era Harry Potter che voleva concedermi qualche centimetro in più, ma mi hai ancora una volta sfigato, come sempre, prima si deve esercitare per far sì che la magia possa avvenire. Bene ragazzi, grazie per essere stati con noi, ovviamente ascoltateci, io sono Radio Rete Centrale, quindi alla prossima. Ciao! Ciao a tutti, siamo qua in compagnia di tre personaggi molto ma molto amici. Ma lo dico perché abbiamo catturato uno al momento. Sarebbe il spogliatore. Qualcuno ha bisogno di uno spogliatore personalizzato? Fantastici e di combattimenti medievali contro creature spaventose come lo spogliatore che vedete. Noi ci riuniamo 4 volte l'anno, raccogliamo 120 presenze a evento e niente, ci divertiamo così a fare queste cose medievali. Posso fare una domanda? Certo. A voi nel vostro mondo fantasy cosa fate realmente? Nella realtà non ci droghiamo. Alcuni di noi lavorano, studiano, no. Facciamo messe nere. Allora ragazzi, il tempo strigio, un saluto per Radio Rete Centrale, Radio Rete Centrale Caltagirone. Assolutamente ha superato ogni più rosea previsione. C'è una massa di ragazzi, proprio un'enorme affluenza, soprattutto di forestieri, devo dire, quindi l'appello è ai miei concittadini calatini, approfittiamo perché veramente non possiamo sfigurare. Stanno venendo da tutta la Sicilia, poi abbiamo conosciuto anche grandi professionalità, veramente abbiamo preso contatti con gente di altissimo livello e devo dire quello che mi ha colpito è questa ragazzi così ordinati e impegnati nei loro giochi, quindi la scuola che ha avuto questo piacere, privilegio di svolgere questo ruolo e per me e per il mio collegio dei docenti di un grande onore. Allora, una cosa che posso dire anche per chiudere, ci vediamo la prossima. Sicuramente. Piacere, allora, alla prossima.